Quindi ci vuole il suo tempo, io ho proprio venuto a padrona di casa, mi scuso a nome dell'assessore Tandurella che avrebbe dovuto essere presente, ma benché sia di giovane età non ha più il fisico e quindi è a casa ammalato con la febbre, un po' come il nostro presidente del comitato, che ha chiesto di stare lontano perché sennò questi ragazzi non hanno più il fisico, si ammalano facilmente. Ci avviciniamo, anzi siamo già, in realtà siete già partiti con gli eventi collegati al Carnevale di Mese 2019 e anche quest'anno credo di poter dire che insomma sia una manifestazione che si sforza di crescere, come cresce progressivamente il supporto del comune dell'amministrazione di Domodossola, perché come ci eravamo detti dall'inizio, noi ci siamo e poi man mano che vediamo la manifestazione del Carnevale crescere, no, restiamo sempre più affiancati presenti. Chiaramente ci sarà una valutazione del contributo su cui adesso non mi sbilancio perché dobbiamo ancora votare, come sapete, il bilancio, ma considerato il fatto, come dicevamo, che l'amministrazione funziona e cresce ogni anno, sarà sicuramente un po' più sostanzioso dell'anno scorso, così come abbiamo già ipotizzato, ci siamo confrontati, e come sapete già, il Comune supporterà, chiedo scusa, in ogni modo, per ogni esigenza, il Comitato, quest'anno ci occuperemo anche di montare e di smontare le bandierine, no? E di qualunque altra cosa che il Comitato avrà bisogno. Mi soffermo su una piccola novità che è però un segnale importante, anche sul Palazzo di Città quest'anno ci sarà il colore giallo, ci saranno due drapi, due stendardi gialli che verranno esposti sul balcone. È un segnale importante perché tenete conto che noi tendenzialmente non mettiamo mai niente fuori dal balcone che non siano le classiche tre bandiere che vedete tutti i giorni, anche per non aprire poi a situazioni che possono creare poi difficoltà o trattamenti di valutazione diverse. Però quest'anno abbiamo pensato che fosse importante far vedere che anche il comune si veste di giallo, nella speranza che il segnale venga recepito in maniera ancora più forte degli anni scorsi e quindi magari i commercianti, tutti quelli che saranno coinvolti, oltre al kit che il comitato distribuirà, magari si ingegnino e pensino di contribuire anche con idee e abbellimenti, diciamo, pensati da loro per fare, insomma, colorare il più possibile di giallo la nostra città. Questo è il motivo per cui abbiamo pensato di stendere i drappi gialli anche sul comune, quindi tra poco li vedrete. Sabato ci sarà la consegna delle chiavi, che per me personalmente è il momento più importante perché idealmente consegno le chiavi della città e quindi dovrei riposarmi per qualche giorno, cosa che purtroppo non avverrà perché loro pensano a divertirsi e noi andiamo avanti con la nostra, però simbolicamente gli consegno le chiavi. Dovrebbero farlo, però poi ogni anno il mattino dopo si ricomincia e dico: ma tu mi hai consegnato le chiavi? Qua è sempre la solita storia. Però insomma, loro si devono divertire, ma soprattutto, come ben sanno, devono farci divertire e devono far divertire tutta la città. Questo è il compito principale che hanno ed è l'accordo su cui si è, diciamo, saldato il patto, questo rapporto di collaborazione così forte e importante che c'è tra l'amministrazione e il Comitato del Carnevale. Quindi devono farci divertire, devono coinvolgere tutta la città e sono certo che lo faranno come hanno fatto gli anni scorsi, se non addirittura più. Grazie, non mi dilungo oltre, prego. Grazie la parola. Buonasera a tutti, la persona, il nostro amico del Carnevale, il nostro sindaco, che è questo segnale che è la novità, non sapevo neanche io di questo drappo giallo che vorrei mettere fuori, secondo me è veramente un segnale forte. Come del resto lo sarà il contributo con tanti zeri, mai detto. Insomma, non stiamo qua a discutere se sono 15 o 20 zeri. Sembra che fossero una ventina. Anche perché vorremmo diventare il Carnevale di Venezia, quindi io, per cui abbiamo bisogno di tanti. No, bando alle ciance.
veramente dobbiamo diventare un carnevale importante. Lo sto già diventando perché delle persone amiche di Varese, le ho portate qui 2 anni fa, ogni anno vengono, hanno entusiasmo. Da Verbania mi dicono che il carnevale più bello è quello di Domodossola, la provincia, per cui... L'hai detto tu, non l'ho detto io, sì, no, sennò poi dopo no, facciamo no, campanilismi. No, l'ho detto io, l'ho detto, lo confermo, perché lo dice la popolazione, lo dicono veramente il popolo, non solo solano, ma quello del Verbano Museo. Tant'è che quest'anno il Carnevale di Villa, dopo tanti tanti anni, partecipa con noi portando i carri. E questo secondo me, spostando è un altro segnale molto forte, quindi ringrazio pubblicamente il Carnevale, scusate, di Villa d'Ossola. E sono veramente orgoglioso e contento. Ma questo è figlio del fatto che noi come gruppo, l'avete capito, siamo veramente uniti. Ogni anno noto che andiamo sempre più d'accordo, riusciamo a collaborare con più facilità. Questa volta questa macchina sta iniziando a girare veramente, veramente bene. Grazie non solo noi tre che siamo nel direttivo come presidente, segretario e tesoriere, abbiamo qui in sala anche il nostro vicepresidente Giovanni Gardini, ma tutti i ragazzi, sia del direttivo ma anche tutti i soci. Abbiamo circa 40 soci, abbiamo tantissime ragazze che girano intorno al comitato, perché è un mondo pulito, perché anche questa cosa voglio sottolineare a dirla, qualche anno fa, io ho 23 anni che sono dentro, ma 5 che sono nel direttivo e questo qui mi è quinto anno precedente, qualche anno fa le cose non andavano di questo passo qui, non colpa del direttivo ma colpa di persone che erano entrate nel carnevale, perché il carnevale non può essere sinonimo di far festa, beviamo, sballiamoci, no. Noi, come ha detto Lucio, il nostro patto col carnevale è quello di far divertire. Facciamo divertire e poi ci divertiamo anche noi. E sembra che negli ultimi anni, senza sembra, è proprio provato che negli ultimi anni ci siamo riusciti. E vogliamo continuare che sia così. Perché i bambini hanno bisogno del carnevale, gli anziani, ma anche gli adulti. Tutti hanno bisogno del carnevale, perché è un momento di festa, un momento allegorico, un momento dove noi poi proponiamo anche serate in teatro e tante. Trovate anche altri sindaci. Troviamo anche altri sindaci, abbiamo qui 2 sale. Quest'anno non so cosa vuole prepararci Gandini. Ma io quest'anno in teatro non vengo, lo dico già. Quest'anno non sarò in teatro. Grazie Gio che parteciperai anche tu quest'anno e farai qualcosa. Sì, vengo vestito da poliziotto in borghese. Sono già da parte. Quindi come dicevo, tutte le persone, tutta la città è veramente contenta. Noi leggiamo i complimenti sui nostri social network personali, ma anche su quelli ufficiali del Comitato Polonia CGUI. E poi la stretta di mano in giro per la città che ci fa i complimenti, forse è la cosa più bella che c'è. Come quando abbiamo presentato il libro settimana scorsa, abbiamo ricevuto tantissime donazioni dalle persone che sono venute alla conferenza, erano donazioni aspettate per il libro, questo libro che poi verrà donato a tutti i bambini degli elementari. Magari su questa cosa qui ne parlerà meglio Andrea, visto che è stato lui uno dei promotori a seguire questo progetto qui. I commercianti sono sempre più entusiasti del nostro carnevale. Se io un attimo farò fuori, riceviamo chiamate tutti i giorni, non ci avete proprio il kit, i palloncini e quant'altro. È veramente una corsa. Vogliono tutti, se non avete il giallo, vanno in disperazione, ci chiamano perché non siete ancora passati, abbiamo visto gli altri che ce l'hanno, magari era un negozio chiuso o in quel momento hanno finito i kit, perché anche il lavoro del kit è un lavoro che stanno svolgendo sempre i ragazzi, i nostri soci, e siamo tutti, ripeto, volontari. Per cui faccio i complimenti anche questa cosa qui, ragazzi che sono trovati una sera, io ammetto che non c'ero, a confezionare i kit e poi giornate intere a distribuire questi kit per far sì che la città e le vetrine diventino tutte gialle. E quindi questo contagio qua è un altro sinonimo che il carnevale è per tutti e sta funzionando. Quindi lascerei la parola a questo punto ad Andrea o ad Aldo, il nostro tesoriere, in modo che va avanti tu. Grazie. Tu Aldo? No, vabbè,
Mi ricollego solo alla parte finale che, diciamo, di cui Alberto stava parlando riguardo alle vetrine in giallo. È una cosa a cui noi teniamo molto, perché è partita 3 anni fa e vogliamo che cresca. Quindi il segnale che dà anche l'amministrazione, il sindaco, io completamente questa cosa di capo non la sapevo, perché con Angelo ne parlavamo. E vorremmo che questa cosa cresca anche a livello dei privati. Ho consegnato personalmente un kit giallo al, non so precisamente come si chiama, a casa del CIS, l'appartamento di Montegrappa del CIS. I palloncini gialli sono già fuori. Esatto, sono andato personalmente a trovarli domenica scorsa. E quindi anche loro hanno voluto partecipare a rendere la città colorata di giallo. Quindi quello che vorremmo è che, adesso questo è un caso in cui noi abbiamo consegnato un kit su richiesta di un privato per una situazione particolare, però ci piacerebbe che anche tutti i privati, i balconi, le finestre, potessero essere colorati di giallo durante questi 15 giorni, perché ci renderebbe veramente utili. Quindi chiediamo un piccolo sforzo anche ai commercianti che comunque hanno il nostro kit, di cercare di, non dico creare una gara tra di loro, ma riuscire a mettere qualcosa in più che ci consenta di essere unici, oltre ai disegni dei bambini, che sono veramente molto importanti, chiaramente. Questa era una piccola parentesi, giusto per fare in modo che anche loro diano qualcosa in più, visto che quest'anno noi non faremo un giro dei commercianti, non chiederemo un contributo come eravamo soliti fare, proprio perché vorremmo che queste quelle piccole cifre, piccole o grandi, comunque a seconda dell'attività che ci venivano donate, venissero investite in questo. Questo era uno dei nostri, diciamo, obiettivi di quest'anno. Per quanto riguarda il programma in sé, il programma è molto molto ricco. Il sabato di apertura inizieremo quest'anno, a differenza degli altri anni, già dal mattino, perché in piazza Chiossi ci sarà la presentazione del profumo del Tonio, profumo della Chia. Questo proprio perché vogliamo che il Tonio e la Chia siano dei personaggi che siano legati alla città, non solo durante la manifestazione del Carnevale, ma siano due personaggi legati proprio a Domodossola, e che sia una cosa che vale tutto l'anno, quindi 365 giorni all'anno. In quel giorno arriveranno già al mattino, quindi noi andremo ad accogliere in stazione all'arrivo due gruppi svizzeri, che sono i Pampers e l'altro nome quelli di Briga. Quelli di Briga, un po' complicato da dire, ma i Rafi Fager, se non sbaglio. Con loro andremo appunto in piazza Chiossi, in cui ci sarà questa presentazione dei due profumi e l'apertura di una mostra presso la Casa del Podestà, in cui intitolata Antonio La Cia sposi tra le antiche mura, che è il titolo, diciamo, del libro che abbiamo presentato 2 giorni fa e che regaleremo appunto come altro presidente ai bambini. In queste illustrazioni, alcune delle illustrazioni presenti all'interno del libro e anche dei disegni realizzati dai bambini delle scuole elementari. Al pomeriggio ci sarà la classica apertura, quindi alle 16.30 partiremo con una sfilata che arriverà in piazza Mercato da piazza Matteotti fino a piazza Mercato, con la presenza di anche del comitato Carnevale Villa d'Ossola, che sarà presente quindi anche alla nostra apertura, proprio per far capire questa collaborazione stretta che ci sarà quest'anno. E arrivati in piazza Mercato, prima della consegna dei piani della città, ci sarà la presentazione del nuovo palco del Carnevale, palco ristrutturato. Come sapete, già più volte era stato detto che la situazione del palco era abbastanza critica. Grazie all'aiuto di Fondazione Comunitaria, della Fondazione Comunitaria del BCO, che ha elargito un grosso contributo, siamo riusciti finalmente a
risistemare il palco nuovo. Quindi quel sabato, prima delle consegne delle chiavi della città, faremo l'inaugurazione del palco con la presenza anche proprio del presidente De Paoli, e in quello stesso giorno faremo anche, una donazione per uno dei progetti della Fondazione Comunitaria che abbiamo selezionato, che si chiama Progetto Rebecca, e che diciamo, è inerente a progetti che riguardano la ristrutturazione, la sistemazione di parchi giochi per bambini nel territorio dell'Ossola. Una volta chiaramente chiusa poi la presentazione del palco, ci sarà chiaramente la consegna delle chiavi della città, in cui noi diventeremo il padrone della città e manderemo il nostro amico Lucio Pizzi in ferie. Lo dite sempre. Non è bastato neanche trovare un altro sindaco per farmi ricordare meglio. Questa è la nostra presa. Si è presentato, poi è sparito subito. La sorpresa è quella, da domenica mattina ci sarà lui seduto qui. Terminata la giornata, chiaramente dopo la presentazione del palco daremo, come tutti gli anni, l'assaggio di polenta alla città, in anticipo, diciamo, la domenica di Carnevale, e la sera avremo una festa al Baralice. Sono io. No, io vi elenco brevemente giusto i prossimi appuntamenti, che sono la domenica 24, come al solito facciamo il giro dei carnevali di Domodossola, e inoltre partecipiamo quindi anche quest'anno al carnevale di Villa d'Ossola e al carnevale di Malesco, che sono poi due carnevali, diciamo, non di Domodossola, che poi parteciperanno la domenica successiva alla nostra sfilata. Alle 18, come tutti gli anni, ci sarà la messa in suffragio dei soci defunti. Durante la settimana, importantissimo, incontreremo le scuole elementari a cui doneremo il libro che abbiamo presentato appunto sabato. Mentre nel pomeriggio invece incontriamo i bambini degli asili, anche a loro abbiamo in mente di fare una piccola sorpresa. Poi lunedì sera faremo una piccola festa al Caffè Rosmini. Da martedì sera ci sarà anche quest'anno lo spettacolo teatrale degli alunni delle scuole medie statali di Domodossola. Il titolo è La pulenta del buono, mai scegli lui. Non sappiamo bene di cosa si tratta, i ragazzi l'anno scorso ci hanno sorpreso con una rappresentazione davvero molto, molto bella. Quest'anno si sono spinti anche oltre, una ragazza ha creato il logo dell'evento, ci tenevamo quindi a metterlo sul manifesto. Sicuramente sarà divertente come l'anno scorso. E confermatissimo, giovedì sera, giovedì grasso, il CIA Darwin, quindi CIA Darwin 2, come sarà lo slalom del 3000, uno sportivo o un divanato? Anche qui, Teatro Galletti, Luca Costale, Andrea La Valle, ingresso gratuito, aspettiamo la presenza del sindaco. E di nostro vicepresidente Giovanni Gattini, che qualche sorpresa quest'anno non mi frega. Madre natura. Ah, madre natura. Vuoi fare madre natura? C'è un posto vacante di madre natura? No, sono un posto così. Venerdì, come tutti gli anni, andiamo a trovare i ragazzi dell'ANFAS. E a questo punto abbiamo il weekend del carnevale. Sabato 2, come sempre, giornata piena, al mattino siamo a Sinkeldorf a trovare gli amici svizzeri, al pomeriggio vado con i bambini in costume a Trocadero, alle 18 una breve visita al nostro shopping center, e sabato sera andiamo al Teatro La Fabbrica Villa d'Ossola per il matrimonio dell'Arnore e della Zecca. Domenica 3 marzo, giornata di carnevale, anche quest'anno Polenta e Salamini. Grossa novità, non abbiamo ancora indicato il percorso della sfilata cittadina, perché abbiamo veramente tanti gruppi e quindi stiamo studiando il percorso per non farlo incrociare, perché si parla circa più di 10 carri e all'incirca altrettanti una 20-25 gruppi. 25-30 gruppi. Quindi capite che sarà una sfilata veramente lunga e stiamo un po' valutando. Ore 16, matrimonio del Tony e la Cia, e